Pace e bene a tutti. Oggi, 16 marzo, ricordiamo due santi martiri, Ilario e Taziano. Ascoltiamo. Nel martiriologio geronimiano, il nome di Ilario è associato a quello di Taziano. Il suo nome coincide col nome del secondo vescovo dei cataloghi aquileiesi. Secondo un'antica tradizione, il vescovo Ilario e il diacono Taziano subirono il martirio il 16 marzo del 284, sotto Numeriano. A Ilario, in Aquileia, venne dedicata una chiesa. Successivamente il patriarca Paolo si rifugiò a Grado, portando con sé i corpi dei santi. A Gorizia verrà loro dedicata un'altra chiesa, che poi diverrà parrocchiale verso il 1460. E quando venne soppresso il patriarcato di Aquileia, la chiesa venne eretta nel 1751 cattedrale della nuova arcidiocesi. Questi due martiri sono i patroni principali della città di Gorizia. Non abbiamo tante notizie di questi due fratelli, eccetto il fatto che siano morti per il martirio. Ecco, questa mancanza di notizie in realtà è come la mancanza di conoscenza di una storia d'amore, perché il martirio è un'esperienza così forte, un dono così grande, che è sempre una grande testimonianza. Martiri vuol dire proprio questo, testimoni. Questo mi fa pensare alla storia, a quanto abbiamo perso della storia, a quanto di importante e a quanto della storia conosciamo ma che non corrisponde alla verità. Quindi preghiamo forse questi santi appunto per questo, che niente venga sprecato, niente di bello, tutto quello che è accaduto e che ci può arricchire, anche gli errori, deve essere ricordato. Quindi pensiamo questo, che approccio abbiamo al nostro mondo, alla nostra storia? Siamo capaci di andare indietro a ricercare quello che gli altri fratelli hanno fatto? Oppure siamo più inclini a guardare avanti, volere il nuovo, a essere un po' superficiali in questo? Chiediamo a questi due fratelli, del quale non sappiamo molto, proprio di essere più profondi nell'approccio alla storia e che nulla di bello venga più dimenticato. Quindi preghiamo insieme questi due fratelli, Sant'Ilario e Sant'Aziano, pregate per noi.